L'onorevole Murelli, ne ha facoltà. Prego. Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Col provvedimento di oggi chiudiamo finalmente la prima parte dell'iter di un intervento normativo da tempo atteso per regolare la posizione del personale assunto a contratto. La proposta di legge in esame contiene disposizioni riguardanti il personale appunto assunto a contratto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, destinato alle sedi diplomatiche italiane all'estero, agli uffici consolari e agli istituti italiani di cultura, volte a garantire in particolare una maggiore adeguatezza del trattamento retributivo del suddetto personale. L'intervento normativo si rende necessario al fine di armonizzare le norme italiane con le disposizioni straniere e le disposizioni convenzionali, oltre che norme del diritto internazionale pubblico che si sovrappongono in materia di personale assunto a contratto delle rappresentanze appunto diplomatiche, consolari degli istituti italiani di cultura. I cosiddetti contrattisti sono persone a cui si ricorre sia per ragioni di costo che per sfruttare qualità professionali che possono essere più difficili da reperire sul proprio territorio nazionale, proprio perché conoscono direttamente il paese dove si trova l'ambasciata o il consolato. Attualmente lo statuto degli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura all'estero è disciplinato dal titolo VI, articolo 152-167 del DPR 5 gennaio 67, numero 18, recante ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri. La proposta Ciprini ha modificato alcune disposizioni del DPR 18-1967, disponendo alcune disposizioni in modo garantista per il contrattista, andando a ridurre la competitività di queste figure rispetto a quelle reperibili in Italia. Infatti, in merito alla retribuzione prevede che le modifiche contrattuali, anche a carattere economico, riguardanti il predetto personale e apportate dalle rappresentanze diplomatiche, siano concordate attraverso accertamenti periodici in accordo con le rappresentanze sindacali. A nostro avviso, qui come riportato in audizione dall'ambasciatore Variale, era meglio continuare a sentire le rappresentanze sindacali per non creare situazioni ingestibili, specialmente per interpretazione delle norme, e aumentare le cause per mancato aggiornamento del contratto. Per quanto riguarda la parte retributiva, nella proposta di legge in esame, il riferimento al valore delle retribuzioni corrisposte da altri paesi ai propri dipendenti non si è più considerato il parametro principale per la determinazione della retribuzione annua del personale a contratto, come previsto invece nella normativa vigente, ma venga valutato alla stregua degli altri parametri, ossia sulle condizioni del mercato del lavoro locale e del costo di vita. Sul punto, inoltre, la proposta in esame dispone che le retribuzioni assunte come riferimento debbano comprendere anche tutti gli elementi aggiuntivi rispetto alla retribuzione di base. Per tale finalità, come sottolineato in audizione, è necessario che il Ministro degli Affari Esteri si avvalga di agenzie specializzate nei diversi paesi, tuttavia non vengono specializzate quelle agenzie. Infine, la suddetta retribuzione annua è suscettibile di revisione in reazione anche alla crescita media delle retribuzioni del mercato del lavoro locale e può essere corrisposta in valuta diversa da quella locale, in caso di particolari situazioni di instabilità valutaria esistenti nel Paese. Nel provvedimento al nostro esame si sottolinea che le retribuzioni offerte dovranno essere adeguate all'obiettivo di assumere personale qualificato ed essere comunque omogenee per paese e mansione di riferimento. Si sta apparentemente cercando di rendere le condizioni di prestazione del lavoro dei contrattisti più simili a quelle riconosciute al personale impiegatizio di ruolo. Tuttavia, questo implicherà, a nostro avviso, almeno una conseguenza inevitabile, la contrazione del numero di persone che sarà possibile assumere, riducendo le risorse destinate all'espletamento di funzioni critiche per il funzionamento di qualsiasi sede diplomatica o consolare, andando quindi a ridurre ancora di più l'investimento italiano in politica estera. Infine, abbiamo delle riserve anche sulla questione del rimborso spese, che si è deciso di erogare forfettariamente anziché piè di lista, documentando le spese effettivamente sostenute, come si fa in qualsiasi azienda privata. In audizione è emerso poi il problema fiscale, perché la norma OCSE di riferimento non viene interpretata in maniera univoca dai diversi paesi, come per esempio rimane aperto ancora il conflitto di doppia tassazione con la Danimarca. Analoghi problemi sorgono in tema previdenziale, in quanto si cerca di applicare la legge italiana per il personale diplomatico italiano, mentre per i contrattisti non italiani si interviene se lo chiedono o direttamente o con assicurazioni locali. Questi sono temi importantissimi che rimangono aperti. Certo, non si possono risolvere solo in Italia o solo con una proposta di legge, ma riteniamo che se si vuole intervenire in campo diplomatico si debba farlo con una visione, iniziando a risolvere problemi aperti da anni.
Ci sembra assurdo che il bilancio della Farnesina diminuisca sempre di più e da quando c'è il ministro degli esteri Di Maio non si ponga attenzione a tematiche come quelle di questo provvedimento. O forse lo capiamo attraverso un interessante articolo di Star Mag che ci fornisce un piccolo retroscena sfuggito ai più. Quando Luigi Di Maio è stato nominato ministro, la prima versione dell'annuncio da parte dell'Agenzia Nuova Cina parlava di una scelta insolita, di un ministro che non si è mai laureato, ha competenze linguistiche molto limitate e ha mostrato scarso interesse per le questioni globali nella vita pubblica. Poi, dopo qualche ore, magari una telefonata dell'ambasciata di Roma a Pechino o di Pechino a Roma, queste righe sono state cancellate, ma il fatto che siano state pubblicate è piuttosto chiaro. In questi anni il bilancio della Farnesina è andato sempre più scemando e questo governo ha proprio le premesse per non avere letteralmente una politica estera, quando invece in questo momento sarebbe più che necessaria. Secondo alcuni economisti, quando l'Italia era l'Italietta, così veniva chiamata, della Prima Repubblica, aveva una sua politica estera giusta o sbagliata che fosse. Pur essendo stretti e fedeli alleati degli Stati Uniti, cercavamo di condurre una politica equilibrata, dialogando con i paesi arabi e anche con il grande nemico, l'URSS, oggi Russia. Questa era la facilità della complessità della politica italiana, fatta di diverse forze, contrapposte, ma che permettevano comunque sempre di avere delle controparti con cui dialogare. Tuttavia, ora oggi cosa siamo? Come siamo considerati nel mondo? Nulla. Solo paure e sottomissione dell'Europa, o meglio alla Francia e alla Germania. Se un paese ha una posizione politica, questa può essere più o meno gradita dai suoi partner, per cui l'accoglienza può essere più o meno positiva, seconda la complementarietà delle parti. Il nuovo governo è stato accolto invece, almeno in apparenza, in modo entusiastico, da tutti i paesi europei, che pretendono di contare per ora, e anche dai mercati. Questo perché si dà per scontato che l'Italia non abbia una politica estera autonoma e che sarà semplicemente il fedele esecutore di ordini di altri. Ci sono sul tavolo estero tematiche molto forti, oltre al tema dell'immigrazione, la Libia, la Francia, i vari casi di sconfinamento, dalle frontiere marittime al Monte Bianco, il 5G, tutte sfide che necessiterebbero una guida molto forte, con un obiettivo preciso e di lunga visione, e la capacità di perseguire degli obiettivi nazionali. Non abbiamo ovviamente nessun interesse nel rompere la nostra tradizionale alleanza con gli Stati Uniti, ma nello stesso tempo dovremo proseguire con le nostre buone relazioni con la Russia, mentre con la Cina si può instaurare una relazione equilibrata, naturalmente sempre prendendo le nostre massime cautele e tutelando le nostre aziende, non quelle degli altri paesi. Invece quello che si prospetta è un governo che dirà sì da tutto e a tutti, come si vede. Una guida confusa e altalenante, esattamente quello che non avremmo sicuramente bisogno. Concludo dicendo che purtroppo a causa della presenza dei motivi sopra esposti, in sede di Commissione Lavoro la Lega ha annunciato il proprio voto d'astensione, orientamento che verrà confermato anche in quest'Aula, in assenza di concrete migliorie al provvedimento. Non vi preoccupate, anche dall'estero quando andremo alle elezioni si ricorderanno della disattenzione di questo governo sulla politica estera e faranno come in Umbria, e presto lo faremo anche in Emilia-Romagna.